vediamo come iscriversi a Hobby. Cliccando il link che trovate nella descrizione del video vi trovate in questa pagina. Io vivo in Inghilterra, quindi selezionerò United Kingdom, ma voi ovviamente metterete l'Italia e potete decidere se iscrivervi via email o via telefono. Io lo farò via email. Qui sopra vediamo, possiamo anche ottenere una gift da $300, poi vedremo come ottenerla. E adesso inseriamo tutti i dati richiesti. Dopodiché, in caso avete trovato questa gift, non è detto che potrebbe esserci in ogni iscrizione in qualsiasi momento, in caso clicchiamo Check Rewards e andiamo a scaricarci l'app, cioè sia per iPhone che per Android. Accettiamo i termini e condizioni, diamo la conferma a Huobi di poter gestire il telefono, clicchiamo Sign Up. Se volete lasciare la libertà di controllare la geolocalizzazione, cliccate OK, io faccio quando utilizzo l'app. Allora, fatto questo, andiamo sulla home page e qui in alto troveremo degli spazi pubblicitari che vanno avanti e indietro. Noi torniamo un attimo indietro e clicchiamo qui $300 più 20 Doge per vedere come fare a collezionare un po' di soldi. Ovviamente questi non sono soldi che Huobi vi regala e ve li ritirate, no, sono soldi che vengono dedotti dalle fee di transazione. Ogni volta che voi o il bot o chi per voi fa una transazione di trading, voi pagate delle fee. Stiamo parlando di pochissimi centesimi, ma nel complesso comunque sono fee. E grazie a questi bonus, queste fee vengono dedotte direttamente dalla vostra card e non le pagate. Quindi in concreto non vi ritrovate in tasca da spendere, ma non li spendete nemmeno voi di tasca vostra. Allora, avendo fatto l'iscrizione, vi trovate subito un bonus di $20 di registrazione. Dopodiché il deposito vi dà altri $30 di bonus. Facendo trade, se non erro, di $1,000,000, vi prendete altri $40 di bonus e poi ovviamente c'è lo step successivo che fare trading di $10,000. Ovviamente stiamo parlando di cifre molto alte, però è anche vero che collegato al bot, lui lavora per conto suo, fa tantissimo trading, non è impossibile arrivarci, comunque sia non siamo noi a doverci stare dietro. Dopodiché qua sotto trovate altri bonus, quindi clicchiamo in alto a sinistra dove c'è l'omino con i capelli dritti, clicchiamo su fees, possiamo attivare la deduzione dai nostri punti, dalla nostra card, quindi cliccando use point, confermiamo e da questo momento in poi tutte le fee di transazione verranno scaricate da questa carta e non dal nostro balance. Torniamo indietro, adesso andiamo a verificare l'identità. Next, io userò la patente, ora sta caricando tutti i documenti. Ok, adesso non ci resta che aspettare la conferma della verifica. Come si fa a depositare? Andiamo su Wallet, deposita. Possiamo sia depositare criptovalute tramite i soliti nostri indirizzi, oppure qui in alto a destra flat, e selezionare la valuta con cui voglio fare il deposito. Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare in uno di questi progetti diventando parte del mio team, puoi contattarmi tramite Telegram, WhatsApp o email e trovi tutte le informazioni su come fare nella descrizione del video.